Ciao ragazzi, bentornati. Vi starete chiedendo cosa ho qui alle mie orecchie. No, non sono le AirPods, non sono cloni delle AirPods, perché parliamo infatti delle FreeBuds 3. Anzi, di loro ve ne parlerò tra qualche giorno. Già, perché oggi parliamo sempre di cuffiette con stile non in ear, ma si torna a parlare di cloni proprio effettivi delle AirPods, quanto c'erano mancati. E già, perché io ho deciso di non proporvi 40.000 video su cloni molto simili fra di loro, i 10, i 12, i 1000, 4000, 8000 per 2 fratto 4, ne sono usciti davvero 40.000 modelli, basta! E infatti ho provato tantissimi di questi modelli, ma non vi ho mai portato video aspettando di capire quali fossero effettivamente i più validi. Ho deciso infine di selezionarne due, uno per quelle un pochino più costose, ma effettivamente grintose, con tante caratteristiche interessanti, dei bassi decisi, buoni microfoni, tanta autonomia, niente drain, cose strane, insomma un bel modello top per quanto riguarda i cloni, e un modello economico invece, un po' per tutti, che comunque mantiene tantissime caratteristiche interessanti, come queste i80, perché comunque abbiamo i sensori, pensate, quindi di prossimità, quindi quando leviamo la cuffia, la reinseriamo, sentiamo dei suoni, per l'appunto che ci informano che il contenuto multimediale è stato stoppato oppure ripreso. Abbiamo comunque la ricarica wireless, abbiamo il lightning, valgono la pena, sono meglio delle i10 che ormai sono diventate quasi introvabili. Secondo me queste sono le 9 migliori AirPods economiche a clone che potete comprare, e adesso vi dico anche il perché. Innanzitutto, ovviamente, dove le ho comprate? Beh, allora io le ho prese su questo sito Atmaxter, che sì, potrebbe avere dei prezzi leggermente più alti del normale, però c'è un vantaggio, ovvero ragazzi, vi arrivano davvero senza alcun problema, e sapete più che altro che vi arriva un modello effettivamente originale per quanto riguarda i cloni. Eh già, perché ragazzi, un problema dei cloni in genere è che praticamente ce ne sono anche modelli diversi, tra cui qualcuno che non è effettivamente qualitativo, come per esempio queste che ho io. Tra l'altro ci arrivano in questo pacchettino molto minimale, più che altro notate che c'era lo scotch DHL, infatti me l'ha consegnato DHL senza praticamente dazi doganali, questo è sicuramente un bel vantaggio, sono arrivate davvero in soltanto qualche giorno, ed ecco qui praticamente, vabbè, la scatolina che ovviamente si rimanda molto a un paio di AirPods con qui delle scritte un po' più generiche, made in China, vabbè. Sulle i80 facciamo che tengo il case, in modo che non le perdiamo di vista rispetto alle i500, anche se comunque su questi i500 ne parleremo a giorni. Ecco, abbiamo un LED frontale, c'è qualche diversità, per esempio anche dove è posto il tastino, che è più centrale, insomma anche il magnete noteremo che è migliore, questo ha effettivamente un gioco e non si chiude automaticamente, notate quando lo porto a quasi metà torna indietro, mentre su queste i80 è molto più ballerino, insomma è più lasciato a sé, diciamo, va un po' dove gli pare. E comunque queste i500 hanno un peso che praticamente si avvicina a quello delle AirPods, anzi provando abbiamo notato anche che sono leggermentissimamente più pesanti, danno una bellissima sensazione quando tieni per l'appunto il case in mano, mentre queste i80, beh, pensate che sembrano quasi più leggere con il case indossato, si nota che la plastica è leggermente un po' più cheap, potremmo dire, e qui il LED è posto all'interno. E ovviamente, vabbè, in questo caso c'è il case, ma le cuffie si estraggono molto molto semplicemente e si indossano altrettanto facilmente. Secondo me loro sono ancora le migliori per quanto forma, quindi non ci sono FreeBuds che tengono, perché comunque, ecco, queste FreeBuds, vi faccio proprio un esempio al volo, mi estraggo la cuffiettina, la indosso, non so se ve lo riesco a mostrare facilmente, ma se notate questa FreeBuds 3 o comunque anche le Air 2 TWS di Xiaomi che abbiamo visto qualche giorno fa, ecco, hanno questa zona, questo spazietto vuoto tra la capsula e il gambo, quindi c'è più spazio vuoto rispetto per esempio alla AirPods, alla copia dell'AirPods. Questo cosa significa? Che quando vado ad inserire la copia delle AirPods praticamente c'è zero spazio per fare questo giochino qui, quindi loro effettivamente dove le metti stanno, perché insomma hanno poco spazio per muoversi all'interno del nostro orecchio, mentre le FreeBuds 3, avendo quello spazio vuoto, riescono a fare questo giochino, e ciò comporta che probabilmente a tanti di voi, anche io, ecco, la cuffiettina piano piano si sposta e quindi ascoltiamo in un modo peggiore il nostro audio, comunque insomma abbiamo dei deficit vari, come ad esempio la cancellazione del rumore. E il fatto che loro siano ancorate molto bene al nostro orecchio è importantissimo, ragazzi, perché comunque, anche fate caso, siamo in metro, no? Se la cuffietta non è perfettamente indossata, magari il suono fuoriesce e chi è attorno a noi potrebbe ascoltare una chiamata, insomma non il massimo per la privacy. Ed è molto importante anche perché se abbiamo una canzone in play, come in questo momento, se
io rimuovo la cuffiettina, vedete, si mette praticamente in pausa la canzone, rimetto la cuffiettina e riparte in play la canzone. Già, infatti abbiamo praticamente un sensore sulla parte frontale, un sensore anche sul retro, che funzionano molto bene finché siamo in delle condizioni comunque ottimali. Ecco, se per l'appunto già la cuffiettina non è perfettamente indossata, siamo in condizioni di buio totale, ci potrebbe essere qualche noia, più che altro quando... You suck! Ecco, abbiamo assistito anche a un drop test in live e sì, sono ancora perfettamente funzionanti. Non è la prima volta che mi cadono, ragazzi, funzionano benone anche in questo, cioè sono più resistenti di tanti cloni che ho provato, quindi questo è un altro passo avanti, sarà la terza volta che mi cadono. Ok, finora sembra tutto bello, ma passiamo a due aspetti fondamentali, anzi in realtà tre aspetti. Prima di tutto la musica, ovvero com'è alla fine qualità musicale che fuoriesce da queste cuffiettine. Niente male, ragazzi, sì, è vero, loro sono piccoline, comunque sono dei cloni, ma suonano decisamente bene. Allora, non abbiamo tutti quei bassi che noteremo abbiamo sulle i500. Le i500 hanno decisamente dei bassi super potenti, secondo me anche leggermente troppo fastidiosi, quindi per un ascolto generico, secondo me queste i80 sono leggermente anche quasi da preferire, almeno queste che ho provato io, perché per l'appunto potrebbero essercene vari modelli diversi su altri store, AliExpress e simili. Queste che ho provato io non vanno assolutamente male, hanno un volume bello alto, infatti io spesso le ascolto praticamente a questo volume, quasi diciamo un 80%, 70%, oltre non è che abbiamo una distorsione, come per esempio le Urban Pods, ma non è un suono secondo me bello, perché è un po' troppo fastidioso, ci entra dentro le orecchie, non è per l'appunto un suono piacevole come per esempio abbiamo con le cuffiettine di Huawei, ecco, in quel senso mi stanno piacendo molto. E invece per quanto riguarda le chiamate, perché beh, quello è un aspetto fondamentale, ora qualche giorno fa ho registrato un test di chiamata, adesso vi faccio ascoltare tra pochissimi istanti. All'Eur c'era stata davvero una tempesta, c'era il casino, un sacco di vento, però poi ho cancellato la parte video, quindi vi lascio soltanto la chiamata registrata, un po' di secondi, insomma. Non mi hanno fatto impazzire perché, allora, in alcuni scenari sembrano essere ottime, poi magari faccio una chiamata in condizioni che sembrano anche abbastanza semplici e alcune parole vengono tagliate, insomma non abbiamo una super qualità, seppur l'audio che ascolterete con un sacco di vento sembra perfetto, poi in realtà però qualche chiamata viene così così, quindi... Ragazzi, sono in una situazione molto interessante, dal capello lo capirete sicuramente, sono contro vento, io ho davvero un sacco di vento, quindi testiamo perché non i microfoni delle i80 in questa situazione, dove magari loro faticano un po' di più, beh, lo scopriremo soltanto ascoltando l'audio di questa chiamata. E quindi alla fine ve le consiglio queste i80, beh sì, soprattutto se le pagate un prezzo ragionevole, comunque abbiamo un sacco di feature carine, i sensori che funzionano bene, la ricarica wireless, un case comunque decente seppur forse un po' troppo leggerino. Non vi ho parlato però della batteria, ecco, allora praticamente ci durano perfettamente il tempo di una partita di calcio con anche ovviamente tutte le varie pause di mezzo. È un metodo abbastanza particolare di misurare il tempo, però notate erano le 20:54, stavamo al 100% e dopodiché 22:45 e praticamente loro erano scariche, mi stavano dando il segnale via audio che praticamente erano arrivate, quindi 22:45, 20:54, insomma quasi 2 ore di utilizzo. Sì, avrei preferito magari qualcosina in più, un 2:30, quell'autonomia in più che ci offrono le i500. Se siete curiosi quindi sulle i500 non vi resta che aspettare qualche giorno, quel video magari lo facciamo un po' in giro per Roma, perché insomma, sì, qua dentro vorrei un paio di cuffiettine abbastanza triste. Beh ragazzi, noi ci vediamo con il prossimo video, fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste cuffiettine. Ciao ciao!